Stasera è stato fatto dall'Ordine dei Medici di Vercelli un interessantissimo convegno con la presenza del direttore dell'Ares, dottor Zanon, sull'avvio del nuovo piano sociosanitario della Regione Piemonte. Sono stati delineati i principi che hanno ispirato questo piano, che pone al centro il cittadino, la persona, innanzitutto, e poi il contesto generale del territorio, dove le strutture saranno suddivise fra AS territoriali e AS ospedaliere. Questo perché? Perché l'esperienza ha dimostrato che è meglio dividere queste due entità, con un'AS territoriale che farà le attuali cose che già attualmente sta facendo, soprattutto nel campo della prevenzione, e poi le aziende ospedaliere, dove invece saranno presenti gli ospedali messi in rete. Questo consentirà un più facile e più veloce accesso agli ospedali e soprattutto a specializzare gli ospedali. Ospedali dove saranno divisi in tre categorie, in ospedali di riferimento dove saranno mandati i pazienti per le cure ad alta complessità, gli ospedali cardine, quelli dove saranno mandati i pazienti di media complessità, e gli ospedali di prossimità dove saranno mandati i pazienti a bassa intensità. Questo perché riteniamo, e le statistiche lo dimostrano, che per le cose complicate, le cose difficili, è meglio andare in centri specializzati dove si fanno tante operazioni della stessa patologia. Questo per i dati lo dimostrano, negli ospedali dove si opera molto, sono molti i casi che finiscono bene, invece negli ospedali dove si opera poco in determinate patologie, numerose sono i casi di complicazioni post-operatorie, addirittura alcune volte anche in casi di morte. Per cui questa è una riforma che, come ha spiegato bene il dottor Zanon, va nella direzione di aumentare la qualità dei servizi e dare maggiore garanzia di cura ai cittadini. Io poco da aggiungere a quello che ha detto molto bene il consigliere Pedrale, dico semplicemente che dai dati dal punto di vista tecnico la zona di Vercelli è un ottimo ospedale, ha dei buoni numeri per quanto riguarda la chirurgia oncologica, gli altri tipi di chirurgie, l'oncologia nel suo complesso, l'urologia e così via. L'ospedale di Borgo Seso ha qualche criticità di più, ma siccome raccoglie tutta la zona valsese verrà in qualche maniera considerato e addirittura implementato, perché comunque la zona merita che questa implementazione sia eseguita. L'ospedale di Vercelli ha una sola necessità, ho detto il consigliere prima, che venga costruito un nuovo ospedale, perché le eccellenze ci sono, i medici bravi ci sono, ha bisogno di una struttura nuova.